Sogno una chiesa che si mostri al mondo più bella, più santa, più carismatica, più familiare. La sogno faro dell'umanità e sogno in essa una santità di popolo mai vista. Sogno che quel sorgere che oggi si constata nella coscienza di milioni di persone, d'una fraternità vissuta, sempre più ampia sulla terra, diventi domani, con gli anni del 2000, una realtà generale, universale. Sogno con ciò un retrocedere delle guerre, delle lotte, della fame, dei mille mali del mondo. Sogno un dialogo d'amore sempre più intenso fra le chiese. Sogno l'approfondirsi di un dialogo vivo e attivo fra le persone delle più varie religioni legate fra loro dall'amore. Sogno un avvicinamento e arricchimento reciproco fra le varie culture nel mondo. Sogno rapporti evangelici non solo fra i singoli, ma fra gruppi, movimenti, associazioni religiose e laiche, fra i popoli, fra gli stati, sicché si trovi logico amare la patria altrui come la propria. È logico il tendere a una comunione di bene universale, almeno come punto d'arrivo. Sogno perciò già un anticipo di cieli nuovi e terre nuove, come è possibile qui in terra. Sogno molto, ma abbiamo un millennio per vederlo realizzato.